to loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Amici di Rete 8, buonasera, ben ritrovati a cena con il ristorante Da Bacone a Pescara, come da consuetudine. Diego Martelli per le immagini, lo saluto e lo ringrazio, il montaggio di Alberto Capo, con noi Mattia Boben. Ciao Mattia, buonasera. Ciao, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Vedo che stai guardando questi piatti tipici di Pescara, tra un po' saranno tutti tuoi qui al ristorante Da Bacone a Pescara. Per ora raccontiamo un po' Mattia Boben, che è arrivato in Italia qualche anno fa a Livorno, poi Terni, campionato straordinario, poi Pescara, ma prima ancora, quando Boben era poco più di un ragazzino, che faceva in Slovenia? Da dove parto? Dove vuoi. Ok. Allora, io ho iniziato a giocare a calcio con amici in strada, no? Poi ho iniziato a allenare in una squadra locale, diciamo, quando avevo 11 anni. Ero questa squadra un anno, poi ho cambiato un'altra. Dove? In Slovenia, vicino al mio paesino, una squadra locale, diciamo, no? Lo puoi dire il nome del paese? Il mio paesino, Žvirče. Sì. Non lo conosciamo, però Žvirče. Ci fidiamo. Sì, sì, è giocato là. E poi, quando sono andato in capitale a studiare in liceo, ho cambiato la squadra, ho giocato in Interblock, era la squadra dove giocava Iličić all'inizio di carriera. Poi giocavo là 2-3 anni. Poi quando avevo 17 anni mi sono fatto male adduttore. Ero fermo quasi, diciamo, 2 anni. Poi a questo punto sembrava che mia carriera era finita. Addirittura? Sì. Allora, Ho fatto il corso, no, corso, sono andato a studiare in università per ingegnere in Ljubljana. Sei ingegnere? No, mi mancano 6 mesi di laureare in... Quindi sì. Diventerai come Luca Mora e come Tommaso Cancellotti, dottore? Sì, però non so se lo faccio, perché sono passati... solo 6 mesi fallo, dai! Sì, però sono passati tanti anni e là è... c'è matematica, fisica che in 6-7 anni, sì. Ti interrogo? Lasciamo stare? Difficile. Lasciamo stare o ti interrogo? No, lasciamo stare, parliamo di calcio. Quando hai capito invece che potevi diventare un calciatore, sì, professionista? Poi, mentre studiavo qua, no, stavo giocando calcio in Serie C slovena, mi capitava che il mio procuratore mi ha trovato una prova in Svezia, Serie B. Sì. E sono andato là, ho fatto bene, poi mi è venuta un'altra prova in Bolton, che era Serie B inglese, no? Sì. Alla fine ho deciso di provare in calcio, ho lasciato l'università, mi mancava 6 mesi, no? Ero là 6 mesi e dopo questo periodo sono ritornato in Slovenia, dove ho iniziato a giocare in Nova Gorizia. Era un periodo dopo, c'era una situazione particolare perché il Parma ha comprato Gorizia, no? E 2 anni prima hanno giocato tutti i giocatori, sì. Conosci, no? Sì. E erano in debito, no? Allora erano in transizione, diciamo. In senso di finanze, no? Ero là 2 anni e alla fine non giocavo tanto, poi ho fatto 6 mesi molto bene e la squadra, pure squadra, faceva bene, siamo finiti al secondo posto dopo il Maribor
Dicendo, avevo 22 anni E da lì è partita, sì, diciamo, la tua sì, carriera. Sempre difensore centrale? sì, Sempre così cattivo in campo? sì, sì, Sempre. sempre. Mattia Boban e l'Italia, la chiamata del Livorno. No, prima sono andato in Russia. No, no, ma lasciamo stare la Russia e raccontiamo la prima volta in Italia. Allora, sono arrivato in gennaio a Livorno. Non conoscevo manco una parola in Qual è italiano, stata la prima che hai imparato? non so, non mi Prima ricordo. parola Ciao, che... Ciao. ciao, vabbè, è difficile. Parole brutte, no, eh? Sì, sì, brutte. Al solito le prime parole sono brutte, Però quelle non che te le impari. ricordo, non te le No, ricordo, ti ricordi solo ciao, va sì. bene. Arrivavi a Livorno Sì. e quello era l'anno della Serie B. Era l'anno di Serie B, non mi ricordo bene, però erano gli ultimi a questo periodo quando sono arrivato. E poi abbiamo fatto 6 mesi molto molto bene, quasi miracolo, ci siamo salvati senza playout. Era l'anno quando giocava Diamanti, Valiani, sì. E poi Come andava in allenamento quando ti puntava uno contro uno Lino Diamanti? come sempre. Lo mettevi giù, per forza. Sì. No, con Diamanti ero un po' più Buono. tranquillo, sì. Con gli altri no. No, con altri Con no. gli altri no. Poi però mi ricordo quella partita, il periodo di Natale, l'anno dopo, Sì, Livorno-Pescara. sì. Vinse il Pescara. Sì. Vedi, mi ricordo bene. Era il periodo di Natale e il tuo portiere era un certo Plizzari. Sì. Come si comportò Alessandro quell'anno? Bene, bene. È un bravo ragazzo, siamo stati sempre amici. Poi però non andò bene quell'anno perché siete retrocessi. C'era anche Manuel Marras con voi che è Sì. stato qui a Pescara. Mattia Boban poi è sceso di categoria, è andato a Terni. Campionato Sì. tipo quello del Catanzaro di quest'anno? È un Simile. simile, l'hanno fatto più punti di noi, però Però avete dominato in maniera simile, sì. dai. Ci hanno superato con i punti, però diciamo più o meno sì. Com'è stato quell'anno a Terni con Luca Leone, direttore? Luca Leone, direttore, mister Lucarelli Se non era. ricordo male, avete fatto anche a Pineto un amichevole con il Pescara Non, precampionato, però tu non forse non c'eri. c'ero Tu non ancora, c'eri. sì. Tu ancora non c'eri. Era un campionato straordinario, no? Poi era anche l'anno di Corona e poi forse era l'anno peggiore per vincere, no? Corona sarebbe il coronavirus, Covid. Coronavirus, sì, Covid. coronavirus, l'anno di coronavirus. Diciamo Corona, poi magari. Sì, no, di coronavirus, Coronavirus. sì. Avete vinto facile, dai. Qualche problemino forse all'inizio, qualche Sì, pareggio e poi prima, sì. siete andati via facile. L'anno dopo in Serie B non hai giocato tanto tanto. No, ho giocato all'inizio, però poi non giocavo, diciamo, sempre, no. E allora Mattia, raccontiamo un po' com'è nata l'idea Pescara quest'estate, l'estate scorsa. Sì, allora, il procuratore mi ha fatto un paio di proposte dove mi volevano e poi secondo me, era scelta facile perché Pescara è una piazza importantissima. Poi non stavo pensando tanto, ho scelto Subito subito, sì. Pescara. Ma dove sei tu? C'è il mare dove vivi tu? No. Quindi hai trovato il mare a Sì. Terni, chiaramente non c'era il mare. Livorno sì. A Livorno sì. Terni no, hai ritrovato il mare. Come ti Sì. sei trovato quest'anno a Pescara? Mare cambia la vita, no? Ti è Sì, piaciuto? tantissimo. Prima parte Prima parte di di campionato campionato con con Colombo, Colombo, a un a un certo certo punto punto era era insostituibile. insostituibile. Tante Tante partite partite belle belle nel nel miglior miglior Pescara, Pescara, quello quello che che faceva faceva sognare sognare la la coppia coppia era era Brosco Brosco Boban. Boban. E Sì. poi però Però adesso adesso con con Zeman Zeman le le cose cose non non stanno stanno andando andando magari magari come come volevi. volevi. Raccontiamo Raccontiamo quel quel primo primo Pescara, Pescara, fino fino alla alla partita partita con con il il Catanzaro, Catanzaro, era era un un sogno. sogno. Era un sogno, sì. Facevamo benissimo, benissimo. Poi succede, no, in calcio che arriva un periodo, forse abbiamo visto che Catanzaro quest'anno è una categoria superiore, no? Forse l'abbiamo sentito e il primo posto l'abbiamo capito, Che forse non era. che non era, non la possiamo aggiungere, no? E forse questo ci ha
mandato in una Depressione. depressione. Mattia, con Zeman che cosa è successo? Secondo me, io ho giocato la prima partita, no? Da quando è arrivato, e Con la Juve Stabia. contro la Juve Stabia. Forse non abbiamo ancora capito benissimo cosa chiede da noi, soprattutto in fase difensiva, e purtroppo ho fatto un errore che dopo questo errore hanno segnato, e forse mister ha scelto, ha cambiato qualcosa, ha fatto giocare Messi, che comunque sta facendo bene bene. Comunque, tu sei un giocatore molto esperto. Di Mesic, che ci puoi dire? Che giovane Messi mi piace tantissimo, è molto forte, poi è molto bravo con i piedi, no? Poi mi piace è? È un buon tantissimo. Sì, giocatore. Può fare carriera? può fare benissimo, secondo Vero? me. Boben nei playoff. Nel senso, tu il campionato di Serie C l'hai vinto come il Catanzaro senza passare per i playoff. Ma che playoff ti aspetti per il Pescara? Mi aspetto playoff difficile, no? Come non puoi sbagliare, sono cose ovvie, però secondo me io sono molto molto ottimistico, Ottimista. soprattutto da quello che ho visto l'ultima partita, perché abbiamo ribaltato la prima partita dopo Juve Stabia. All'andata, sì, perfetto. Ti riferisci alla partita con il Monopoli. Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, Mattia, così puoi assaggiare questi piatti qui al ristorante da Bacone a Pescara. Secondo gli addetti ai lavori, è grande favorita per i playoff proprio il Crotone. Pescara quel Crotone però non ha mai demeritato, anzi forse Crotone meritava molto di più il Pescara. Sì, non so cosa posso dirti. Il playoff è le regole che c'erano in campionato, in playoff non c'entrano niente, no? Allora è un mondo, un sport, diciamo, completamente diverso. Magari succhi di cose, dovesse capitare sarei un po' cattivo. Sì, Sempre, sempre, sono sempre sempre. cattivo. Grazie a Mattia Boben, grazie a Diego Martelli per le immagini, Alberto Capo per il montaggio. Noi ci vediamo la prossima settimana, ma intanto Mattia, non io, assaggia questi splendidi piatti qui al ristorante da Bacone. Ciao.